Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi oggi, mamma mia ragazzi, il video è veramente un qualcosa di allucinantemente allucinogeno ragazzi. Sì, allucinogeno tanto quanto la skin che state vedendo ragazzi in questo momento nel gameplay. Ragazzi, non è fantascienza, non è follia, è una se non la più rara skin in assoluto di Fortnite. Se è vero ragazzi che adesso non si parla altro che di skin Galaxy come la conosciamo tutti in forma maschile, beh ragazzi, c'è un modo per ottenere la skin Galaxy femminile. La stiamo vedendo ragazzi, la stiamo vedendo in questo momento in alcune parti di gameplay. Incredibile ragazzi, incredibile. Voglio subito dirvi una cosa perché è giusto che io vi metta ragazzi allerta in quello che state per fare. Attenzione, che è possibile ricevere come sempre il ban facendo questo piccolo accorgimento nel gioco che ci permetterà di avere la skin Galaxy femminile. Quindi mi raccomando ragazzi, fate sempre tutto a vostro rischio e pericolo, state attenti, magari non vi bannano, però la possibilità come al solito c'è. Quindi ragazzi, non cincischiamo ulteriormente, bel pollicione in su mi raccomando, se vi sta piacendo questo video iscrivetevi al canale. E la modalità per andare ad ottenere la skin femminile è semplicissima ragazzi, semplicissima. Dovete recarvi sul link che vi porterà in questa pagina ragazzi. Il link lo troverete sulla mia pagina Instagram, quindi ragazzi non mi fido a pubblicarlo qua su YouTube. Mi raccomando, trovate un post sul mio Instagram, dovete però mi raccomando seguire anche la pagina Instagram, diventate followers che non ve ne pentirete, trovate il link qua sopra in alto ragazzi. Quindi una volta che voi avrete cliccato, e allora ragazzi su Instagram non si possono mettere i link, quindi voi copiate, se non potete copiare con le vostre ditina d'oro con carta e matita, e lo ricopiate il link nella parte alta del browser, ovviamente dal computer. Quindi mi raccomando ragazzi, non cominciate a scrivermi Xuder non funziona, Xuder non so cosa fare, sei un brodo Xuder. No ragazzi, copiatelo, è corto anche il link, è corto. Quando avrete inserito il link nella barra alta degli indirizzi si aprirà appunto la pagina che vi sto facendo vedere. In realtà si aprirà la pagina del servizio mega.nz. Voi andrete nella parte in alto a destra dove adesso io sto evidenziando accedi e crea un account. Là in alto troverete semplicemente un bottone con scritto skip. Skippate e arriverete in questa pagina. È facilissimo ragazzi. Bisogna scaricare questo file che è strapesante ragazzi, 4 giga e 48, è un file che va ad aggiornare ragazzi una skin, e questo file va inserito nella cartella di Fortnite, quindi nel disco locale C program files. Io scusate, l'ho installato in di Fortnite, Epic Games, Fortnite game content packs, dovete inserirla in questa cartella. Vi chiederà di sovrascrivere il file, voi gli dite sì. Come vedete ragazzi sono file molto grandi, pesano tutti 4 giga 230, quindi è assolutamente normale avere un file così pesante. Una volta che voi avrete sovrascritto il file, mi raccomando ragazzi, dovete aprire Fortnite perché c'è l'ultimo passaggio da fare. È veramente semplicissimo ragazzi, semplicissimo. Ultimo passaggio da fare ragazzi è quello di aprire il client di Fortnite. Dategli un secondo che dovrebbe aprirlo, veramente lento come non so che cosa ragazzi, come gli APK non modificati. Ok, prima di avviare
cliccate sulla rotellina dell'ingranaggio e fate verifica. Adesso voi non lo vedete perché ci sono io, comunque ragazzi dovete cliccare la terza voce, quella per verificare. Una volta che avrete verificato potrete tranquillamente aprire il vostro Fortnite e al posto della skin del motociclista femmina, quello che si sblocca tranquillamente nel pass battaglia della season 5, troverete la skin Galaxy femminile. Io spero ragazzi che questo video vi sia veramente interessato, vi sia piaciuto, soprattutto mi raccomando un bel like, non dimenticatevi di farlo ragazzi, iscrivetevi al canale, passate sulla pagina Instagram per diventare followers, noi ci vediamo presto, ciao!